anche nel commercio offline, l'atto di acquisto è un atto che ha una pesante valenza sociale, no? Sociologica e anche socializzante in un certo senso. Tutti noi acquistiamo facendo magari un gruppo, oppure facendoci consigliare, facendo dei sondaggi tra gli amici, chiedendo cosa ne pensano. Quindi il commercio reale è sociale. L'e-commerce finora non era ancora sociale, è un atto abbastanza solitario. Provo il telecomando. Ok, quindi come compro ieri, come compravo ieri, come compro oggi. Ci sono tante delle differenze, no? Abbiamo parlato prima di social network, del fatto che le persone si influenzano tra di loro, che i mercati sono conversazioni. Il modo in cui compro online è ovviamente influenzato da queste connessioni, dal fatto che noi tutti tendiamo a venire in contatto con le persone, con le persone e i prodotti, in modo sempre più da altre persone rispetto alla pubblicità tradizionale o i siti delle aziende stesse. Da qualche mese tutte le più grandi marche della distribuzione o anche i vari brand hanno aperto dei negozi su Facebook, no? Abbiamo visto anche prima esempi di Facebook Commerce. In realtà questo ci può stare, no? In inglese si dice, c'è il detto di pescare dove ci sono i pesci, e i pesci in questo momento si stanno spostando verso i social network, no? La dieta mediatica di buona parte della popolazione consiste sempre più nel percorso mail e più giro sui propri contatti, no? Il proprio feed di Twitter o di Facebook. Quindi, se tornando all'analogia di partenza, possiamo dire che l'e-commerce torna a essere nelle piazze, come un po' il commercio tradizionale dove nasceva, non nasceva in un posto isolato, nasceva e prosperava dove le persone si incontravano. Quindi è naturale, diciamo, che la funzione commerciale, no? La funzione dello scambio torni ad essere fortemente collegata ai punti di incontro delle persone. Quindi, che poi semplicemente prendere il proprio catalogo e metterlo su Facebook che sia la risposta ideale, ecco, su questo probabilmente vorrei iniettarvi alla fine della presentazione qualche dubbio. Qualche settimana, qualche mese fa, non ricordo, all'inizio dell'anno comunque, un sito che vi consiglio di leggere e di iscrivervi, che probabilmente molti di voi già conoscono, che è trendwatching.com, ha stabilito, diciamo, ha trovato come trend quattro nuove tendenze, no? E le ha chiamate in modo molto anglosassone, con buona scelta dei termini e degli slogan: F Discovery, F Rated, F Feedback, F Together. E cosa significano? Significano che sempre più quello che dicevo prima, no? La scoperta di prodotti e servizi non deriva dalla nostra ricerca magari spontanea su Google, oppure dal fatto che abbiamo visto la pubblicità da qualche parte, deriva dal fatto che persone alle quali noi diamo fiducia, o comunque siamo in contatto, ci hanno segnalato volontariamente o involontariamente il loro acquisto, e da quello noi veniamo in contatto con una serie di prodotti. Ci sono vari studi, uno di quelli, sembra di averlo visto anche in programma di pomeriggio sulla Talkability, che indica come per certi settori il numero di messaggi, chiamiamoli pubblicitari, così per convenzione, il numero di messaggi lasciati dagli utenti su forum, social network, eccetera, e quello il numero di messaggi lasciati dalle aziende, per certi settori tende addirittura a eguagliarsi. Quindi il potere comunicativo, quello che dicevamo prima del mercato come conversazione, deriva dal fatto che le persone tutte assieme lasciano un numero di messaggi che comincia a eguagliare quello della potenza pubblicitaria delle aziende messe assieme in molti settori. F-rated cosa significa? Che sempre più abbiamo la possibilità, in modo semplice, facile e
in diretta di lasciare dei commenti, no? In modo da poter influenzare chi viene dopo di noi. Noi perché lo facciamo? Perché amiamo i nostri amici, no? Magari siamo stati in un ristorante e non ci è piaciuto e quindi lasciamo un feedback negativo. Perché lo facciamo? Un po' perché il ristorante ovviamente ci ha fregato in un certo senso, ma anche perché amiamo le persone che poi saranno in contatto con me e potranno evitare di vivere la stessa esperienza. E questo anche per i feedback positivi, ovviamente. E poi l'altra tendenza che è molto legata è quella del feedback. È sempre più facile, e tutti voi vive o utilizza social network, vedete che buona parte dei post su Facebook o su Twitter sono comunque correlati alle ricerche di aiuto, di feedback. Devo andare a Londra 2 giorni, dove posso dormire? Devo andare, vado in vacanza a Brescia, dove posso trovare, qual è il miglior hotel di Brescia? Cose di questo genere. Cose che si sono sempre fatte, ovviamente, no? Tutti noi chiedevamo agli amici, ai parenti, informazioni o cose di questo genere, ma era una cosa difficile, no? Era difficile trovare qualcuno che avesse il nostro grado di fiducia, che avesse anche avuto un'esperienza nel punto stesso di cui noi chiedevamo il feedback. In questo caso, in questo momento, è molto più facile trovare il matching tra queste due cose. Add Together è, secondo me, la vera anima del social commerce, no? Le persone che in un certo senso prendono il potere rispetto alle aziende, no? Le persone si mettono assieme e mettendosi assieme riescono a spuntare condizioni migliori. Se noi ci conosciamo attraverso la rete, possiamo formare dei gruppi di acquisto temporanei. Gruppo di acquisto solidale o gruppo di acquisto, diciamo, all'interno delle aziende, no? Ci sono sempre stati, no? Chi ci sta per comprare questo e quell'altro? Si è sempre fatto. La cosa differente è che ora abbiamo degli strumenti che hanno una potenza ben differente da quella del semplice contatto faccia a faccia. Allora, io cosa ho pensato per questa presentazione? Di prendere alcuni esempi di cose implementabili tra Commerce e Facebook e Commerce e altri sistemi, che in pratica ripetono, no? Riproducono quello che già si faceva nella vita reale, no? ASOS, che è uno dei principali negozi, anche uno dei più sviluppati e uno dei primi ad andare su Facebook, di abbigliamento e accessori, ha implementato la possibilità, ovviamente, di postare un prodotto sul wall. Ma perché io devo postare il prodotto sul mio wall? Per ricevere una rassicurazione. Mi piace un certo tipo di prodotto, lo metto sul mio wall, magari i miei amici dicono: no, guarda, anche no, quella cosa lì non ti sta bene. È la stessa cosa quando io vado in negozio, magari ci vado con qualcuno e dico: ma che ne dici di questo? Ho bisogno di una rassicurazione, no? Nell'e-commerce la rassicurazione è molto importante. E il processo comincia a non diventare più un processo solitario. Come mi sta? Ho trovato questo plugin di Magento, che penso che gli sviluppatori ovviamente conoscano, che fa una funzione interessante, che mi ha ricordato appunto quando uno esce dal camerino e dice: stanno larghi, stanno stretti. E fa l'esempio teorico di uno che, di un negozio immaginario, diciamo, perché questo è uno screenshot, in cui tu puoi praticamente digitare il nome dei tuoi amici Facebook, quindi ho i tuoi amici iscritti a Facebook, e gli amici di Facebook cosa fanno? E gli mandi una domanda. Le persone che sono iscritte lì riceveranno la domanda o via messaggio o via wall. E io potrò vedere in compenso, in ritorno, il loro feedback, no? Il loro responso. E quindi decidere sull'acquisto. Ancora una volta, l'intenzione di acquisto viene rafforzata dall'utilizzo di strumenti sociali. Questo è il sito della Ladies americana, che è uno delle case history ovviamente più utilizzate, anche uno dei pionieri.
un po' perché anziché portare lo shop dentro a Facebook, ha portato Facebook dentro lo shop, no? Questo è il loro sito. Cosa hanno fatto? Hanno estrapolato il grafo sociale di Facebook. Quindi quando io vado sul sito loro e mi loggo, cosa vedo? Vedo quello che succede, quello che hanno fatto dentro questo sito e mi aiuta. E questo riproduce praticamente un po' le persone che quando vanno a fare shopping si guardano le buste una con le altre, no? Tu cosa hai comprato? Boh, quello lì, beh, però magari me lo provo anch'io, no? Non è detto che mi piaccia a tutti i costi, però intanto riduco la complessità dell'acquisto, la complessità della scelta, guardando quello che hanno comprato le persone con cui io sono in contatto, a cui do fiducia. Ce l'hanno tutti, questo è un altro grande motore di acquisto, no? Che il marketing ha sempre sfruttato, i prodotti più venduti, best seller, eccetera, eccetera. No, tutti noi siamo un po' portati a seguire le masse, no? A acquistare quello che acquistano tutti, perché se l'hanno acquistato tutti ci sarà un motivo. Quindi riduciamo la complessità, lo sforzo, il rischio del nostro acquisto delegando alla massa la decisione. E come fa? Lei praticamente mette dentro il proprio negozio e mette in ordine i prodotti che hanno avuto più like da tutti i visitatori, tutti altre idee che sono state riportate come social commerce. Una delle cose che ricordo dell'epoca quando gli outlet non erano un cliché, ma erano veramente posti sconosciuti, mi ricordo che le persone se li passavano, no? Un po' segretamente. Conosco quell'azienda che apre solo l'outlet per 10 giorni all'anno. Vabbè, è in un posto inaccessibile, dobbiamo trovarci per andare, però non dirò a nessuno perché mi fanno entrare, no? Una cosa di questo genere. Ecco, quello che fa Outlook è un po' questo, ai propri iscritti alla pagina Facebook, ogni tanto, in modo imprevedibile, in modo non annunciato, fanno delle micro flash vendite in cui per 2 ore, prezzi stracciati, c'è, la vendita si chiude. Molto, molto interessante anche come modello di outlet temporanei. Altre dinamiche sociologiche sono tutte quelle legate ai regali, no? Al fatto, all'acquisto non per te ma per gli altri. E una implementazione molto interessante è quella di JCP che dice posta questo prodotto che ti piace sul tuo wall, sai mai che qualcuno sia così buono da ricordarsi di questo prodotto che ti piace per il tuo compleanno. Questo risponde appunto alla domanda che cosa ti regalo e quindi sfrutta non solo il negozio dentro Facebook, ma sfrutta una dinamica che è tipicamente quella appunto del regalo. Altri esempi è il post acquisto. Tutti noi arriviamo a casa e sai cosa ho comprato oggi? Te lo faccio vedere. No, guarda, te lo faccio vedere. Va bene, fammelo vedere. C'è l'orgoglio a volte per certi prodotti di mostrare agli altri quello che si è acquistato. Non sempre, dipende dal prodotto. Quindi, cosa fa? C'è la possibilità di fare in modo che l'acquirente, dopo che ha comprato sul sito di e-commerce, possa postare sulla propria wall l'acquisto per avere a questo punto una rassicurazione a posteriori, non è che sia troppo tardi, però poi mi ci diranno hai fatto proprio bene, è stato proprio un bel colpo. E noi che siamo quelli che gliel'abbiamo venduto, ovviamente beneficiamo della visibilità che tutte queste interazioni sociali che prima erano analogiche, quindi morivano lì dopo che si erano verificate, invece continuano a dare i loro effetti nella rete, perché la rete ovviamente mantiene, non, il livello del passaparola non diminuisce come nel mondo analogico. Altri esempi è
il fatto che qualcuno guadagni qualcosa dal fatto che io lo dico a te.